Buonasera e benvenuti a questa nuova diretta sulle Ali del Bruco. Questa sera abbiamo un ospite che è da un po' che non ci viene a trovare. È un ospite graditissimo. Con lui, nelle dirette precedenti, abbiamo iniziato un percorso, diciamolo, piuttosto controverso in quella che è la letteratura cristiana antica, di cui lui poi è un esperto e ci racconterà stasera tantissime cose. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo di questo viaggio che stiamo intraprendendo insieme? È quello di raccontarci con le fonti a disposizione quello che è il cristianesimo più autentico, ma soprattutto, e stasera ci diciamo così, lavoreremo proprio su questo, cercare di scoprire la figura di Gesù prima che Paolo di Tarso lo trasformasse nel Cristo che noi conosciamo. Quindi immaginate che puntatina. Io insomma sono molto felice di annunciare con noi questa sera Francesco Esposito, benvenuto, e anche Buonasera. il principale per cui sei qui è anche perché sei uscito con un nuovo testo proprio fresco fresco di stampa. Sì, l'Apocalisse di Gesù, esatto, della Esatto, Dagos esatto. Edizioni. Sì, leggiamo anche il sottotitolo perché non è male. Storia di un movimento eversivo e del suo messia. Difatti, poi stasera, insomma, tireremo fuori parecchi argomenti al riguardo. Allora, permettimi di salutare anch'io Francesco e ringraziarlo di essere tornato sul nostro format. Naturalmente Grazie a voi, grazie a voi, è ci sempre un siamo già piacere, fatti una quindi. chiacchierata. Ti devo dire la verità, io pomeriggio, siccome avevo avuto qualche minuto, sono andato a guardarmi un po' i commenti che sono stati lasciati alle nostre precedenti dirette. Ce ne sono tanti e molto, tutti molto, tra l'altro, interessanti. Poi certo qualcuno condivide, qualcuno meno, qualcuno si Certo. bilancia. Però il dato oggettivo è che comunque sono molto apprezzate, sono molto seguite e la stragrande maggior parte ringraziavano per la mole e la quantità di informazioni che rilasci, molte delle quali non conosciute, né per chi non è un addetto ai lavori, quindi sicuramente certamente utili. Tra l'altro, ho Sì, è messo da vero. parte pure una domandina, però questa la vediamo dopo, dai. Prego, Sì, Elisabetta, perché prego. diciamolo che Francesco ha anche questa grande capacità di riuscire a raccontare in modo semplice, nel senso più alto del termine, argomenti complessi. E io direi di partire subito con una domanda che è legata proprio a questo tuo nuovo testo. E a chi ti rivolgi, soprattutto, come mai hai scritto questo nuovo testo e che cosa significa il titolo? Perché questo Tanto titolo? grazie, sì. Tanto grazie ancora per avermi invitato, è sempre un piacere, quindi grazie. Grazie anche a chi ci sta ascoltando oggi, questa sera. Allora, intanto il pubblico a cui voglio rivolgermi è sempre, comunque è sempre lo stesso. Nel nostro caso, potremmo dire il pubblico generalista che ha sempre mostrato interesse per questi temi. Ma allo stesso tempo, però, non si è mai voluto comunque diciamo, inserire, no? In questi argomenti che forse potevano essere troppo difficili, troppo complessi, oppure magari ecco, effettivamente di difficile comprensione, no? In realtà si dimostrano essere argomenti abbastanza semplici, ovviamente se cominciamo a inquadrarli in un certo modo. In che senso? Se cominciamo ovviamente a inquadrarli secondo quella che, come dico sempre, oramai ripeto da molti anni a questa parte, quella che è la conoscenza del contesto di riferimento, no? L'importanza della conoscenza del contesto storico, sociale, politico, perché quando si leggono i Vangeli, che poi è il testo, no? O meglio, sono i testi di riferimento, le fonti dirette che ci parlano del nostro personaggio, del nostro protagonista, cioè Gesù, questi testi si inseriscono quasi sempre in una sorta di atemporalità, no? Sì, sappiamo dove sono effettivamente collocati nella Palestina, ma molte volte, parlo sempre del pubblico generalista ovviamente, molte volte non si sa quando esattamente, ecco, sono collocati questi fatti e quindi in questo caso il contesto storico-politico di riferimento, no? La Palestina occupata dall'impero romano oramai da
decenni, soprattutto con un controllo stringente da un punto di vista tributario, che non è una cosa di poco conto. Infatti, nel mio canale YouTube Francesco Esposito, uno dei miei ultimi video l'ho proprio dedicato alla questione del tributo, cioè cosa significava esattamente pagare le tasse a Roma in quel dato momento, in quel dato contesto. E perché era importante per determinati personaggi, che poi approfondiremo, decidere di non pagare il tributo in questo caso. Certo. E da qui poi il titolo, L'Apocalisse di Gesù, che sembra, no, quasi un titolo acchiappalettori, no? Per fare l'effettone, effetti speciali quasi. In realtà è giustificato questo titolo perché, come spiego anche soprattutto nell'introduzione, ci sono oramai tanti autori, quindi quando parlo di autori, giusto precisare che parlo di studiosi accademici, quindi docenti universitari, quindi non sto parlando di autori alternativi, e quindi molti autori di stampo internazionale, io posso citarne alcuni, per esempio Bardi Erman, Mauro Pesce, Gabriele Boccaccini e molti altri, i quali sempre di più stanno rivendicando l'ebraicità di Gesù. E c'è quindi quel personaggio che è precisamente collocato in quel dato contesto storico che abbiamo in qualche modo descritto, poi magari dopo lo approfondiremo, e soprattutto il suo carattere ebraico, il suo essere messia ebraico, e soprattutto rivendicarlo come un profeta apocalittico, cioè come un personaggio che è stato influenzato dalla famosa letteratura apocalittica giudaica, partendo dal profeta Daniele per passare a Zaccaria, per poi arrivare alla più famosa letteratura enochica, quindi di Enoch. E affermare questo personaggio è stato influenzato da questa letteratura apocalittica, quindi era un profeta apocalittico, aveva anche delle speranze legate, no, alla liberazione di Israele, però ecco che invece di essere un interventista, cioè quindi intervenire direttamente per la cacciata del dominatore straniero e del potere colluso del tempo, Gesù era in realtà un attendista. Cioè, quindi è un salvare un capra e cavoli, no? Quindi riuscire a ricostruire quel personaggio, no, ben calato in quel contesto, ma allo stesso tempo strizzare anche un pochino l'occhio a quella sfera confessionale cristiana. Cioè dire, sì, Gesù magari nutriva speranze per quella cacciata del dominatore straniero, però mai si è sporcato le mani, mai ha voluto intervenire direttamente, ma stava soltanto attendendo, quindi nutriva questa speranza di questo intervento divino. Io sono in parte d'accordo con questa posizione, nel senso che, ok, sono d'accordo che Gesù magari poteva essere effettivamente un profeta apocalittico, che quindi era stato influenzato da questa letteratura apocalittica giudaica, ma allo stesso tempo, così come descrivo nel libro, Gesù invece era un convinto interventista. E lo possiamo desumere, poi magari ecco, ci arriveremo più nel dettaglio, proprio dalle fonti dirette, perché come dico anche nel libro, sono i Vangeli a darci le più grandi soddisfazioni e anche sorprese, ovviamente poi eliminando quella matrice redazionale, quindi quella chiara invenzione redazionale frutto degli evangelisti. E si comprende, e concludo, si comprende anche la natura di questo libro proprio a partire anche dalla copertina, quindi dall'immagine, no, che rappresenta questo Ecce Homo atipico, no? Perché solitamente noi abbiamo Lecce Homo come ormai un personaggio totalmente sconfitto di fronte a Pilato, che quindi ha già subito quel processo pronto alla crocifissione. Qui invece l'elemento atipico è questo Ecce Homo armato comunque di pugnale. E qui devo ringraziare il maestro Marco Chiucchiarelli di Napoli, che è maestro di una scuola d'arte, che è la Informo Arte di Napoli, che ha realizzato questo bellissimo Ecce Homo, perché è molto d'impatto, e devo dire che effettivamente sto ricevendo tantissimi complimenti per questa copertina, perché è davvero bella comunque. Sì. E secondo me è una buona introduzione a quello che poi il libro vuole effettivamente offrire. Sì, rappresenta al meglio quella che è l'anima di questo libro, ma anche probabilmente l'anima di Gesù, di un Gesù che dobbiamo, dimmi se sbaglio, separare, scindere dal Gesù a cui siamo solitamente, a cui di solito pensiamo, no? Cioè, Certo. secondo te, per cercare di capire meglio la sua figura storica e politica, forse soprattutto politica, è il caso di fare questa operazione? Assolutamente, nel senso che anche per dare dignità, secondo me, al
possibile personaggio storico, perché poi dobbiamo fare anche quest'altra premessa, e cioè che quando noi parliamo dei Vangeli, che sono, ripeto ancora una volta, le fonti dirette che ci parlano di questo personaggio, sono fonti totalmente anonime e soprattutto sono fonti che sono state scritte decenni e decenni dopo gli eventi accaduti, quindi non sono testimoni oculari. Tradizionalmente, convenzionalmente, i Vangeli sono associati Marco, Matteo, Luca e Giovanni, ma per l'appunto sono associazioni ad autori, ripeto ancora una volta, totalmente convenzionali. In realtà gli autori sono completamente anonimi, non sappiamo chi hanno scritto i Vangeli. Abbiamo sì testimonianze da parte dei padri della Chiesa dicendo no, ma Marco era lui, ma Matteo era quell'altro, eccetera, eccetera, però ripeto, non sappiamo. Sono testimonianze molto, molto, molto tardive. Quindi abbiamo, dicevo, testimonianze tardive, anonime, e quindi noi dobbiamo ovviamente basarci su quello che ci offrono le fonti. È vero che poi abbiamo fonti anche di storici, pensiamo sempre alla testimonianza di Giuseppe Flavio nelle sue Antichità giudaiche, e poi magari possiamo anche rientrare nel dettaglio, anche se ne abbiamo già parlato in live precedenti. Però ecco, se noi ci troviamo soltanto ai Vangeli, con la conoscenza del contesto, no? Quello che dicevo prima, quindi riuscire a comprendere quello che è il contesto storico, politico di riferimento, i tanti Gesù che i Vangeli ci presentano, che sono anche molto contraddittori, quindi un Gesù che da una volta sembra essere pacifista, un'altra volta sembra essere più violento, un Gesù che sembra essere più maestro di vita, però maestro di vita associato magari a una cultura ellenistica, quindi greca, invece da un'altra parte un Gesù più, ecco, vicino alla cultura dei rabbi, farisei e quindi più legato alla legge, un Gesù mitico, un Gesù divino, un Gesù interventista, quindi convinto della lotta antiromana, allo stesso tempo però un Gesù che sembra essere più d'accordo con l'impero romano. Ecco, tanti Gesù contraddittori che ovviamente uno potrebbe dire, il famoso pubblico generalista che non conosce il contesto, ma questi testi sono contraddittori, questi testi ci presentano tanti personaggi come se fossero in realtà uno. Quindi qual è il bando e la matassa in questo caso? E qui ritorna la conoscenza del contesto di riferimento, perché se noi abbiamo questa conoscenza del contesto storico, politico, eccetera, 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 noi riusciamo in qualche modo a eliminare quelli che sono i chiari Gesù che non combaciano con il contesto di riferimento, che quindi non trovano coerenza, e qui abbiamo invece un possibile Gesù storico, che è quello che ovviamente rappresento, ma rappresento non per mia fantasia, ma che è quello che è presente in minima parte comunque all'interno dei testi, perché comunque a mio parere gli evangelisti hanno potuto totalmente eliminare la base storica, no, su cui si poggia la loro narrazione, e da lì poi effettivamente partire da due elementi, poi magari se volete li approfondiamo, che sono anche il essere consigliato Messia, ok, Messia ebraico, e l'altro è l'elemento della crocifissione che mette d'accordo poi tutte le fonti a nostra disposizione, però questo poi è un altro ragionamento che magari svilupperemo dopo. Sì, dopo lo sviluppiamo perché sono due, come dire, due cardini su cui nel nostro immaginario e anche nella Vulgata noi facciamo subito riferimento a quelle, insomma, a quei due episodi, no? Quindi ne riparleremo. Ma secondo te, qua, allora, innanzitutto hai preso in considerazione i Vangeli anche apocrifi? E in parte sì, per esempio il Vangelo di Tommaso, perché il Vangelo copto di Tommaso, non quello dell'infanzia, che è tutt'altra cosa. Il Vangelo copto di Tommaso, per esempio, è considerato ormai da molti esperti come il quinto, no? Il quinto canonico, tant'è che è stato scritto nello stesso periodo del Vangelo di Giovanni, se non addirittura prima, perché il Vangelo di Tommaso, questo è molto interessante, non riporta una struttura narrativa a differenza degli altri Vangeli, ma il Vangelo di Tommaso va a rispondere invece a quello che si è sempre ipotizzato da tantissimi anni, quindi in tutto l'arco del Novecento, e cioè che in pratica originariamente, molto probabilmente prima della redazione dei Vangeli, vi era un insieme di detti. Cioè, quindi, detti che non erano legati fra loro da artifici narrativi, possiamo dire così.
E questi detti sono trovati effettivamente in questo Vangelo copto di Tommaso, che secondo molti autori, io penso per esempio a Helen Pagels, che è una delle più importanti studiose del cristianesimo gnostico al mondo, lei stessa dice: il Vangelo di Giovanni, quando è stato scritto, in alcune sezioni dello stesso, dove è Tommaso il protagonista, no? Nei Vangeli sinottici invece non è presente. Basti pensare, no? Al famoso "se non vedo non credo, no? Devo mettere il dito nelle ferite, no? Del Cristo per rendermi e accertarmi effettivamente che sia lui". Ecco, un Tommaso che è incredulo, un Tommaso che non capisce, che non comprende. Ecco, per esempio, questa studiosa dice: molto probabilmente il Vangelo di Giovanni è stato scritto in risposta al Vangelo di Tommaso, quel Vangelo di Tommaso che invece risalta fortissimamente il ruolo di questo apostolo. Però poi anche qui, per far comprendere anche come le fonti sono fortissimamente interessate, ogni Vangelo, comunque ogni scritto cristiano, ha un suo Beniamino da portare avanti. Il Vangelo di Maria Maddalena porta avanti Maria Maddalena, il Vangelo di Tommaso, quello di Tommaso, Filippo, stessa cosa, e così via. Quindi, questo per far capire come ogni Vangelo sia stato scritto da comunità differenti che avevano una loro idea su Gesù, quindi avevano un loro modo di raccontare o di trasmettere quella storia. Quindi anche qui sta la contraddittorietà della figura del personaggio. Ma allo stesso tempo, come dicevo, bisogna comprendere se effettivamente vi è una base storica su cui sono effettivamente partiti. E quella base storica è presente in quei due elementi che poi magari dopo approfondiremo, cioè il Messia e la crocifissione. Perché è da lì che secondo me bisogna effettivamente partire per riflettere effettivamente da un punto di vista storico sul personaggio. Certo. Tu, Francesco, volevi fare la domanda adesso o volevi aspettare dopo? No, 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 c'era. Vuoi Avevo preso un cominciare adesso commento. No, oppure... c'era un commento, non so No, neanche. perché sennò io Allora, vado a ruota libera, vai, sai? vai, tranquillo. C'era un commento lasciato. No, alcune cose mi straniscono. Necessariamente chi è ospite del format le deve sapere tutte. Allora, una persona che ha seguito la diretta chiedeva, naturalmente io non sono un addetto ai lavori, quindi non lo so. Chiedeva se conoscevi un testo che faceva riferimento a un testo di un professore dove c'erano scritte, probabilmente le venivano date le rivelazioni sulla vita di Gesù, e chiedeva a te se lo conoscevi e cosa ne pensavo. Ho detto io, ma incuriosisci solo Ma non sapere. conosco il nome del professore, Appunto, no, l'ho scritto, non... l'ho estrapolato nella domanda, però la vediamo dopo. Non Ok. necessariamente lo devi conoscere, li devi leggere tutti i libri, voglio dire, no? No, ma Però se è un cosiddetto libro di nella. rivelazione, magari, Sì. però devo... Però nell'idea degli amici che ci seguono da casa, insomma, sei tenuto a saperle tutte, ecco. Sì, ma è ovvio, è normale. È Vai, ovvio. vai, vai, Elisabetta, non ti preoccupare. Vabbè, tornando comunque, allora, diciamo che questi Vangeli in qualche modo dialogavano tra loro, cose che non tornavano, cioè tra, come dire, tesi che andavano da altre parti con una forte componente propagandistica, perché vedo che la propaganda esisteva già C'è millenni e sempre millenni. stata. Ah, c'è Ok, stata. quella fa proprio parte della nostra natura fare propaganda, vedo che proprio Assolutamente. ce lo insegnano anche i Vangeli. Comunque sì, sono testi che dialogavano fra di loro, come dicevi tu, no? Sì. Ma non solo dialogavano, si scontravano anche fra di loro, Ecco, perché non mi veniva il anche no. termine. Ecco, le informazioni che noi abbiamo su Gesù, quelle informazioni contraddittorie, vanno effettivamente poi a scontrarsi con determinate informazioni che ci giungono sempre dai Vangeli. Voglio fare un esempio. Nel Vangelo di Marco, no? Marco non trova affatto interessante l'origine di Gesù. Cioè, che ha fatto Gesù quando era un fanciullo? Chi erano i suoi genitori? Qual era il suo passato? E molto probabilmente, ma l'ho già detto in una vecchia diretta anche qua, però è giusto ripeterlo, e lo riprendo anche nel libro d'altronde, molto probabilmente perché Marco forse conosceva delle origini scandalose legate a Gesù. Quel famoso, quando Gesù giunge nella sua città natale, che forse era Nazareth, forse era qualcos'altro, lo riconoscono.
lo identificano come figlio di Maria, ma non è lui il figlio di Maria, no? Che, ripeto, e qui tornano il pubblico generalista alla conoscenza del contesto, che diciamo sempre. Ormai è diventato un mantra questa conoscenza del contesto. E cioè, cosa significa figlio di Maria diciamo, a quel tempo? Cioè, cosa significava a quel tempo, in una società maschilista e patriarcale, profondamente patriarcale, identificare una persona come il figlio della madre? Significa, conosciamo tua madre, ma non conosciamo tuo padre. Quindi, madre certa e padre ignoto. Detta in maniera ancora più brutale, Gesù era un figlio illegittimo, no? E Maria, quindi considerata una donna adulta, era una poco di buono. Tant'è che Matteo e Luca, che riprendono da Marco, correggono questo dato, e cioè definiscono Gesù il figlio del falegname, o lui stesso poi il falegname. Ecco. Pur ricordando comunque fratelli e sorelle di Gesù, addirittura i fratelli li cita per nome, e tutti e tre i Vangeli sinottici. Quindi, cosa significa questo? Significa che. Ovviamente questo è soltanto un esempio fra tanti, e cioè che i Vangeli non solo avevano, o meglio, gli autori avevano determinate informazioni su questo personaggio, ma allo stesso tempo hanno deciso cosa riportare nella memoria storica, nella memoria scritturistica, e cosa invece non riportare. Questo, per esempio, è un caso per me eclatante, perché se non avessimo avuto, per esempio, il Vangelo di Marco, non avremmo mai saputo questa cosa. E secondo me questo fa parte di uno di quei pochissimi elementi che effettivamente ci possono riportare alle possibili origini storiche di questo personaggio, perché altrimenti non avrebbe avuto senso, no? Censurare Marco e quindi, nel caso di Matteo e Luca, riportare lo stesso passo, ma con questa correzione, con questo accorgimento qui. Questo non significa che sia la certezza storica, sia chiaro, ma è comunque un modo per riflettere, per riuscire a ricostruire un pochino l'identikit di questo possibile personaggio storico. E anche per questa ragione che si sa così poco appunto della giovinezza e fanciullezza di Gesù rispetto poi a tutto quello che è venuto dopo. Credi, Sì, il ecco. fatto sì, ma per il semplice motivo, se Matteo e Luca, no, hanno scritto quella famosa natività, no? Anche qui contraddittoria, perché Matteo scrive una cosa e Luca ne scrive un'altra. Quindi ci sono profonde contraddizioni anche nella natività di Gesù, no? Addirittura Luca la inserisce dopo la morte di Erode il Grande, mentre Matteo prima della morte di Erode il Grande, quindi durante gli ultimi anni del regno di Erode il Grande. Quindi anche qua confusioni varie, bisognerebbe capire qual è l'utilità, no, per i due autori inserire la natività in due contesti storici veramente differenti. Perché durante il regno di Erode il Grande stiamo parlando comunque di un regno, sì, associato a quello romano, perché Erode il Grande era comunque amico dell'impero romano, però era comunque un regno stabile, era un regno in cui effettivamente gli ebrei in qualche modo associavano un sovrano al loro stesso territorio. Non c'era un'occupazione romana diretta come poi sarà la Giudea, con un governatore o un prefetto che controllerà direttamente il tutto. Quindi sto parlando, no, del se dopo Cristo e successivi, quando Erode il Grande morirà ed Erode Archelao verrà destituito. Quindi è interessante comprendere anche questo. Però per quale motivo, ripeto, Maria viene presentata, perché poi da qua poi nasce il dogma, no, della vergità di Maria, eccetera, eccetera, sebbene anche qui i Vangeli non ne parlano, però diciamo, è qui tutto quanto è stato costruito. Per Marco invece questa cosa non è importante. Così come, concludo, per farvi capire come i messaggi siano differenti, ognuno aveva finalità redazionali differenti, Marco non parla dell'annuncio della resurrezione. Perché, come ricordo sempre, Marco conclude il suo Vangelo in originale, perché poi l'epilogo è stato scritto molto tempo dopo, tant'è che tutte le edizioni critiche della Bibbia dicono che è un finale postumo, cioè nel senso è un finale di molto successivo, aggiunto successivamente. L'originale di Marco termina con le donne che raggiungono il sepolcro, lo trovano vuoto, e trovano un giovine, quindi neanche un angelo o meno, un giovane che dice Gesù non è qui. Le donne, e finisce così il Vangelo di Marco, scappano senza dire nulla a nessuno.
Quindi voi immaginate il primo Vangelo della storia che termina in questo modo. Quindi per Marco l'annuncio della resurrezione era importante. Anche qui poi Matteo e Luca faranno le dovute correzioni integrando, tant'è che poi lo pseudo Marco anche, no? Quello che aggiungerà l'epilogo, troverà necessario fare le dovute integrazioni. Quindi per far capire, ogni scuola, ogni comunità aveva delle affinità differenti dal punto di vista anche relazionale, sì. E sarebbe interessante comprendere per quale motivo, no? È affascinante anche questo. Molto interessante, molto. Ma queste narrazioni, queste comunità differenti hanno a che fare, a tuo avviso, anche con quella che era la cultura del territorio dove erano stati formulati questi Vangeli? Le diverse chiese che erano sparse in quel momento, le diverse comunità protocristiane che in qualche maniera magari erano sparpagliate in giro per quel territorio, più che il territorio per quell'impero. Per quell'impero, perché, appunto, sì. Perché per esempio, se noi ci rifacciamo agli ultimi studi, il Vangelo di Marco molto probabilmente è stato scritto a Roma, o comunque molto lontano, no, da quei territori giudaici. Forse il Vangelo di Matteo in Egitto, comunque sempre lontani siamo. E il Vangelo di Giovanni forse in territorio siriaco. Ecco, quindi il Vangelo di Luca addirittura ha tutto un impianto completamente ellenistico, perché presenta un Gesù mitico, eroe mitico e semidio anche a volte, quindi un novello Eracle. Cioè il Vangelo di Matteo lo presenta come un nuovo Mosè, il Vangelo di Luca come un nuovo Eracle, quindi come un nuovo Ercole. Sì. Quindi anche qui, no, addirittura abbiamo due visioni completamente differenti del personaggio e nella finalità, no, redazionale, nel volerlo presentare tale. Quindi, perché dovevano parlare alle comunità dove insistevano in quel momento. Esattamente. Qual è il tuo pubblico? Allora, che sensibilità ha il tuo pubblico? Come può comprendere meglio il messaggio? Come te lo possiamo presentare per vendertelo meglio anche? E allora, diciamo, come lo possiamo presentare in maniera tale che sia più legato al background culturale, substrato già conoscitivo e mitologico a cui già facevi capo il riferimento, naturalmente. Assolutamente. È quello il discorso, sì, chiaro. L'operazione che hanno fatto anche con Maria è anche un po' questo, no? L'hanno quasi rigenerata, ricostruita, basandosi su figure femminili già esistenti di culture antichissime, di cui la popolazione già, no, che aveva già introiettato, aveva già la conosceva già in senso, perciò è stata ricostruita con quell'intento, ecco, di renderla appetibile ma anche digeribile probabilmente. Considerato oltretutto che tutto il primo secolo molto probabilmente Maria non era neanche considerata, cioè se noi pensiamo a Paolo, no? Paolo che è il primo autore, pur non definendosi cristiano, ma comunque il primo autore che si è distaccato poi da quella matrice giudaica per sua stessa missione, dichiarazione nelle sue lettere, nonostante che ne dicano determinati autori di peso, però le lettere parlano chiaro, questa ormai è una mia battaglia e non me la leva nessuno, però ecco, non mi piace fare polemica, ho soltanto fatto questa piccola premessa così, ecco, Paolo comunque nelle sue lettere non parla mai di Maria, sembra anche non conoscerla, addirittura dice, quando parla di Gesù, che è l'unico veramente elemento di origine, potremmo dire così, di background, nato da donna, nato sotto la legge, punto. Non sappiamo altro, e quindi no, se pensiamo alla Maria come è costruita adesso nel cristianesimo, e il mio non vuole essere certamente un discorso anticristiano, anticlericale, antidogmatico, assolutamente no, è semplicemente un analizzare quelli che sono i fatti, poi quello che è successo dopo è storia, ed ecco, e poi ognuno può credere quello che vuole, ed è giusto che sia così. Però ecco, il dato nudo e crudo è che per Paolo Maria non era importante. Se pensiamo a quello che adesso è Maria, no? La Vergine Immacolata, senza peccato, quindi concepita senza peccato originale, che addirittura è ascesa al cielo, anima e corpo, come ha fatto suo figlio, insomma, la regina dell'universo, la madre di Dio e così via. E tutti questi elementi Paolo non li conosceva. Eppure Paolo scriveva qualche decennio dopo la morte di Gesù, addirittura ha conosciuto alcuni apostoli, secondo lui ovviamente, quello che ci dice lui, ha conosciuto il fratello diretto di Gesù, Giacomo. Quindi
se esisteva quindi già un qualcosa, anche soltanto una traccia, no, di questa mariologia, potremmo dire così, perché Paolo non l'ha riportata? Perché dobbiamo aspettare addirittura il secondo Vangelo, neanche il primo, quindi addirittura anche Marco non la riporta, ma soltanto col Vangelo di Matteo inizia oltretutto a intuirsi qualcosa. Perché anche nel Vangelo di Matteo, no, se pensiamo alla verginità di Maria, il Vangelo di Matteo dice Giuseppe non si accostò a lei, quindi non la conobbe, e la conoscenza biblica sappiamo bene cosa significa, e prima la conobbe soltanto dopo la nascita di Gesù. Quindi trova anche coerenza il dato dei fratelli menzionati da Marco e da Matteo, per esempio, quindi citati per nome. Ma si potrebbe andare oltre per quanto riguarda la questione di Maria, questo solo per far capire comunque come sì, ci sono determinati elementi che poi sono stati costruiti a posteriori proprio per far digerire meglio la cosa a un pubblico con una diversa sensibilità, ovvio. Certo. E secondo te, alla luce anche di quello che abbiamo detto fino adesso, ritieni che possano essere esistiti più Gesù? E diciamo allora, più carismatiche con quelle caratteristiche che poi sono, diciamo, in quel senso, ecco. Ok, con quelle caratteristiche lì dici, no? Quindi non tanti Gesù, ok, perché tanti Gesù nel testo li vediamo, come abbiamo detto prima, contraddittori e così via. Sì. Però figure carismatiche certamente, ed è questa la cosa interessante, anzi se volete poi ne possiamo anche parlare adesso, dei due elementi, no, che contraddistinguono il personaggio, no, il Messia ebraico alla crocifissione, perché di questi personaggi ce ne sono veramente tanti. Giuseppe Flavio, che è la fonte di riferimento, no, della storia giudaica, soprattutto del primo secolo dopo Cristo, è fondamentale. Perché io dico, partiamo dal concetto che, ok, tutto quanto può essere una favola, no? Come dice per esempio un'ala minoritaria di studiosi che sono i cosiddetti miticisti, coloro che dicono tutto quanto è un mito, ciò che è descritto nei Vangeli è un mito e così via. Però, dico io, se noi partiamo da due elementi, il primo, l'identificazione di Gesù come Messia, attenzione, Messia ebraico, no? Dobbiamo collocarlo all'interno di quel contesto storico di riferimento, come Messia ebraico, tutte le fonti a nostra disposizione ci dicono che Gesù è conosciuto come il Messia. Quindi quando dico tutte le fonti a nostra disposizione, dico fonti cristiane, siano esse quindi canoniche e apocrife, quindi eretiche, quindi tutte quante riconoscono Gesù come Messia, e anche le fonti pagane, quindi tutte le fonti storiche, polemiche o non polemiche, a partire da Tacito, per arrivare a Plinio, per arrivare poi a Celso, quindi fonte polemica anticristiana, Porfirio, tutti quanti, quindi tutte le fonti sono concordi nel definire Gesù un Messia, quindi nel riconoscerlo e ricordarlo come Messia, il Cristo, no? Il Christos. Secondo elemento, la crocifissione. Tutte le fonti, anche qui concordanza incredibile, ricordano questa condanna a morte per crocifissione. Quindi anche quelle fonti cristiane che vanno a negarla, cioè che dicono no, ma in realtà Gesù non è morto crocifisso perché un altro è morto al suo posto, il Cristo, il vero Cristo, in realtà si è salvato. Questa è una visione docetista, no? Cioè il Gesù uomo è morto, ma il Cristo spirituale invece si è salvato. Quindi stanno comunque confermando il dato della crocifissione, pur volendolo negare per ragioni dottrinali. Quindi siamo, dicevo, due elementi che trovano concorde tutte le fonti, quindi una concordanza incredibile, d'accordo? E noi pensiamo sempre, ritorna il mantra, il contesto di riferimento. E cioè, quando i Vangeli sono stati scritti? I Vangeli sono stati scritti tra il 70 più o meno e il 130, ok? Secondo gli studiosi la forbice di tempo è questa. Poi ovviamente secondo la tradizione cristiana sono stati scritti nel primo secolo, però secondo gli studiosi tra il 70 e il 130, tra il 70 e il 130 noi siamo nel pieno delle guerre giudaiche. Cioè tra il 70 e il 130 scoppia la prima e l'ultima guerra giudaica, guarda caso. Cioè i capi messianisti che non soltanto rivendicano un'indipendenza del territorio, il loro territorio giudaico da Roma, e quindi combattono l'esercito romano e l'establishment ebraico corrotto, quindi che collabora con l'esercito romano,
non soltanto quindi hanno pretese legali molti di questi capi messianisti, ma molti di questi muoiono attraverso proprio la crocifissione, per crocifissione, con la condanna alla crocifissione. L'ultimo capo messianista, cioè Simon Bar Kochba, Simone figlio della stella, che muore più o meno quando i Vangeli finiscono la loro ultima redazione, sempre attorno al 130 d.C., è morto per crocifissione con tutti i suoi uomini. E quindi voi immaginate, no? In tutto questo. I Vangeli quindi descrivono in quel dato periodo di tempo, ecco la conoscenza del contesto, in quel dato periodo di tempo descrivono come loro protagonista un personaggio che è riconosciuto come Messia e che è morto per crocifissione. Conoscenza del contesto, come lo stanno presentando? Come un chiaro nemico di Roma. Quindi le cose sono due. O gli autori evangelici erano dei mentecatti, degli idioti, perché tranquillamente potevano prendere, no, dall'intero panorama culturale del tempo, come hanno fatto per molte cose, quindi molti miracoli di Gesù, la nascita miracolosa, l'ascensione, no? Presa a piene mani dalla cultura ellenistica del tempo, potevano prendere anche la morte eccellente, no? Da Teseo, da Perseo, da Dioniso, da Eracle, e quindi attaccare al loro Gesù. Oppure in questo caso stanno prendendo da un personaggio reale, cioè la base è storica e da quella base storica hanno inventato un qualcosa, hanno depotenziato a livello politico quel personaggio, hanno fatto scadere, così come è accaduto, il Cristo, quindi la figura messianica a secondo nome di Gesù, tant'è che nel secondo secolo Gesù era conosciuto sempre come Gesù Cristo, addirittura il Cristo, non si ricordavano alcuni autori neanche il nome di Gesù, ma era ricordato soltanto come il Cristo. E quindi su quella base storica hanno fatto un'invenzione, anche perché non avrebbe senso, e chiudo, non avrebbe senso inventare una figura, quindi un messia crocifisso, un chiaro nemico di Roma, e su quell'invenzione inventare ulteriormente per depotenziare la loro invenzione. Non avrebbe senso, Certo. ripeto, o stiamo parlando di idioti, di mentecatti, che avevano veramente tanto tempo da perdere. E all'epoca non c'era tutto questo gran tempo da perdere, visto che comunque costava del tempo scrivere, ok? E non tutti, oltretutto, avevano la capacità di scrivere perché significava essere ben alfabetizzati. Oppure, ripeto, si è partiti da una base storica di un dato personaggio, non sappiamo se poi il suo nome era effettivamente Gesù, però diciamo, prendiamo per buono anche questo elemento, e poi su quel personaggio si è costruito. Se poi mi si chiede, ma perché hanno dovuto mitizzare, edeificare un personaggio tanto scomodo, allora io lì non so rispondere. Io non ho le risposte come magari hanno molti autori, le risposte per tutto. Questo è un grande mistero, assolutamente sì, e rende più affascinante ancora di più la ricerca che continua, ovviamente. Però, dicevo, se partiamo da queste basi, se partiamo da questi due elementi, allora possiamo effettivamente cominciare a riflettere in maniera seria sul possibile personaggio storico. Sì, sono d'accordo. E anche, soprattutto, quello politico a questo punto. Esattamente, ridare dignità politica a quel personaggio, perché Sì. se tu dicevi prima quante altre figure carismatiche come Gesù sono esistite, ecco, se noi pensiamo, no, il già citato Simon Bar Kochba, se noi pensiamo a Giuda il Galileo, se pensiamo ad Atronge, se pensiamo a Simone lo schiavo di Erode, pensiamo ai figli di Giuda il Galileo, ai parenti comunque più stretti come Giacomo e Simone, che sono morti crocifissi comunque attorno agli anni 50 d.C., quindi siamo sempre nel primo secolo. Se pensiamo a Simon Barghiora, Giovanni di Giscala, sono tutti quanti capi messianisti. Gran parte di questi hanno avuto anche pretese regali, parte di questi sono anche morti, no, crocifissi. Ecco, se noi pensiamo a questi personaggi, non abbiamo alcun dubbio. Sono dei banditi, perché così li presenta Giuseppe Flavio, quindi sono membri della partigianeria antiromana, e ripeto, di questi non abbiamo alcun dubbio, anzi non avremo alcun dubbio. Se invece diciamo che Gesù, così come questi personaggi, è stato un messia davidico che ha avuto pretese regali, perché la condanna a morte per crocifissione parla chiara, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum significa questo, Gesù si è voluto far re dei giudei. Quindi Pilato era chiaro in questo, e soprattutto, appunto, è morto per crocifissione. Ecco che si dice: no, ma Gesù è altro.
su Gesù dobbiamo fare una riflessione teologica del perché sia stato crocifisso o meno. Degli altri non abbiamo alcun dubbio, invece di Gesù, ecco che cominciano le arrampicate sugli specchi. Ripeto, non voglio fare un discorso antifideistico, anticlericale o altro, però se ragioniamo in maniera logica, prima che storica, allora vediamo che ci sono due pesi e due misure su certi personaggi. Quindi al voler rispondere alla tua domanda, quanti altri Gesù ci sono stati? Quanti altri capi carismatici? Ma ce ne sono stati veramente tanti, ecco. E se uno va a conoscere, no, la storia del tempo, dice, ah, ma guarda un po' quanti Gesù ci sono, no? È interessante. Probabilmente gli altri non hanno avuto Paolo per Non hanno avuto un promuovere. buono sponsor, tu dici, no? Non lo so, chiedo a te, io insomma, dici tu, io. Paolo è stato Perché, fondamentale, assolutamente. appunto, perché Gesù ce l'ha fatta e gli altri no? A questo punto la domanda. La domanda prima di fare questa domanda, secondo me, è perché Paolo ha scelto Gesù? Questo è il punto. È questo, Anche, perché comunque è certo. un personaggio molto Questo. Anche, controverso. poteva puntare su qualche altro, diciamo, C'era capellone un. fuori di testa, Allora, rivoluzionario. se noi vogliamo travalicare per un attimo quella che è, no, la classica indagine storica e Sì. cominciare a utilizzare, no, facciamo finta che è di un comune amico, no, possiamo dire così. Sì. Ecco, noi veniamo a sapere comunque che Gesù viene presentato come un personaggio straordinario e che oltretutto lascia il mondo in maniera straordinaria perché Gesù non muore. Gesù è presentato come un personaggio non morto, tant'è che neanche la cosiddetta resurrezione è tale, almeno in Marco. In Marco si parla di egerte, cioè il risvegliarsi. Sfido chiunque prendere un dizionario, non soltanto di lessico neotestamentario, ma proprio dizionario di greco antico. Egerte, il primo significato di egerte è svegliarsi da un sonno profondo. Tant'è che Matteo, poi, qui no, tornano le correzioni dovute. Matteo, infatti, aggiunge poi egerte ton nekron, cioè svegliarsi dai morti, quindi il sonno della morte. Marco, invece, inserisce un risvegliarsi, svegliarsi da un sonno. Quindi, partendo da questo concetto, perché poi qua veramente bisognerebbe fare un altro discorso che poi esula, no, dall'indagine storica, perché poi qua. Sono le classiche speculazioni da bar, che però sono molto interessanti perché ridanno anche qua dignità al testo per comprendere esattamente quello che gli autori volevano dire in origine. Quindi non è che se uno vuole speculare lo fa semplicemente per acchiappare più views possibile, like, sia chiaro, ma si fa comunque roba, analisi comunque seria, magari non è storica, ma è comunque analisi seria perché si va un pochino a comprendere quelle che sono le ragioni anche redazionali, no? Se una certa storia è Certo. stata scritta, però ecco, si sa che poi Gesù, se seguiamo il Vangelo, il postumo Marco, quindi l'epilogo, o il Vangelo di Luca, gli Atti degli Apostoli, Gesù è stato rapito da una nube ed è salito al cielo. È salito al cielo, attenzione, da vivo, quindi anima e corpo, potremmo dire così. E forse questa storia in qualche modo ha affascinato il nostro Paolo, perché è vero che Paolo non ne parla, però Paolo conosce questa figura. E qua torna l'apocalittica, no? Questa figura, no, narrativa apocalittica di queste nubi che devono arrivare dal cielo. E addirittura Paolo dice nella seconda lettera ai Corinzi: anche io ho fatto un viaggio fino al terzo cielo, non so se in corpo o in spirito, so che non mi crederete mai. Quindi Paolo sapeva bene di non parlare a un gruppo di scemi, ecco, perdonate un pochino il linguaggio un pochino duro, però so che non mi crederete mai, però questa cosa è avvenuta davvero, dovete credermi. Molte volte Paolo dice questo nelle sue lettere, dovete credermi, non sto mentendo, ecco. È vero che vado contro la comunità di Gerusalemme dove c'è a capo il fratello di Gesù, però anche io sto dicendo la verità, ecco, credete anche a me. Quindi Paolo certamente ha avuto fortuna, ma non in quella generazione. La fortuna di Paolo è postuma, anche questa. Cioè, la dottrina di Paolo ha avuto fortuna. Paolo è stato sconfitto perché comunque nel territorio giudaico non ha avuto alcuna fortuna. Nella lettera ai Romani chiaramente alla fine dice: io devo venire da voi perché qui non ho più motivo di lavorare, cioè nel senso mi sto tagliando le ali, quindi sto venendo a Roma da voi. Quindi
Poi non sappiamo come è andato quel viaggio a Roma. Tradizionalmente noi lo ricordiamo con un viaggio, potremmo dire, tranquillo. Paolo sta raggiungendo Roma per avere udienza all'imperatore perché deve essere giudicato. E addirittura gli Atti degli Apostoli non ci dicono qual è la sua fine. Ci dice soltanto che Paolo viveva in una casa, sorvegliato sia dai soldati, ma poteva anche ricevere visite. Quindi non sembra un Paolo prigioniero, ma anzi un Paolo che ha, diciamo così, dei vantaggi, ecco, potremmo dire in questo modo, e però poi non sappiamo più niente di lui. Però quello che sappiamo è che la sua dottrina, a partire dal secondo secolo, ha avuto molta fortuna. E Aveva per chiudere Francesco, anche chiudo questo intervento velocissimamente, come? aveva la scorta, Paolo. Ma, sì, allora, Paolo. qua, e qui poi abbiamo un altro argomento. Aspetta, Aveva la. aspettate prima Ok, di aprire altri siamo argomenti, che troppe qua stiamo. cose. Già No, vedo che ma c'è gente che concludo sta facendo velocissimamente. karakiri, gente che si è lanciata dal balcone, attaccata alla canna Addirittura. del gas, con la corda che stanno cercando Ma i io non voglio lampadari. incenerare queste, sia chiaro. Aspetta. Ok. Andiamo con ordine e con calma. No, C'è il interessante. disclaimer prima della diretta che noi non siamo responsabili No, no? cioè, assolutamente, quello sempre, comunque. Ok, No, è interessante questa. Rimaniamo adesso ancora su Paolo e del perché abbia puntato su Gesù rispetto che è uno tra i tanti nomi che hai citato di altri capi rivoluzionari, diciamo così. sì. Ecco. Cioè, mi è sembrato di capire che dalle cose che hai detto, proprio di fortuna non è che si è trattato. Lui in qualche maniera ha individuato una narrativa intorno a Gesù, o comunque una serie di elementi su cui poter poi costruire una narrativa che gli altri non avevano. Quindi c'era una parte che sì, lo vedeva impegnato da uomo, anche da come dire, portatore di un messaggio rivoluzionario, ma comunque era adombrato da elementi ultraterreni, diciamo così, queste nuvole che l'hanno preso, cioè nelle altre figure non c'erano questi elementi, o una resurrezione che c'è stata o non c'è stata, o una serie di miracoli che magari qualcuno, sì, magari qualche altro l'aveva fatti, ma non in quel numero. Insomma, c'erano degli elementi, c'è una discrimine tra Gesù e gli altri. Però questi elementi ricordiamo sempre che sono all'interno dei Vangeli, quindi di molti decenni dopo la morte di Ok. Paolo. Quindi è ovvio che Paolo descrive, dà una descrizione del suo Gesù, quindi già con elementi, no, il linguaggio che dicevamo noi in base al pubblico di riferimento, un Sì. linguaggio molto chiaro, no? Un dualismo per esempio iranico, da tradizione iranica, quindi Sì. di quello zoroastrismo anche potremmo dire così, linguaggio della cultura anche ellenistica, anche questo è molto importante. Un linguaggio potremmo dire anche così, anche giudaico, perché comunque Paolo nella sua dialettica di allontanamento al giudaismo deve comunque utilizzare quel tipo di linguaggio lì per due motivi. Intanto Paolo è un signor nessuno, che lui ne dica, cioè nel senso si presenta al suo pubblico di riferimento, ma lui stesso anche lo dice una volta, no? Come un aborto io, no? Sono ultimo degli ultimi, no? Come un aborto mi presento a voi. Poi questo linguaggio, no, di umiliazione è anche per fare un pochino presa sul suo pubblico. Però comunque è un signor nessuno e sa benissimo che le due culture di riferimento, che comunque hanno il loro spicco, quella giudaica e quella greca dall'altra parte, sono una buona presa, anche perché la cultura giudaica è ben vista comunque da molti intellettuali, per esempio ad Alessandria. È comunque ben vista, suscita comunque curiosità, no, fra gli intellettuali alessandrini, nonostante la cultura greca, quindi nonostante anche la filosofia greca. Tant'è che questi due elementi, questi due capisaldi, saranno poi fondamentali per la teologia cristiana che verrà poi costruita successivamente dai padri apologeti a partire dalla metà del secondo secolo. Però tornando a Paolo, lui utilizza, no, determinati schemi narrativi specifici ben conosciuti e li mette al suo Gesù. La questione della resurrezione, per esempio, noi veniamo a sapere la resurrezione proprio a partire da Paolo, perché lui dice:
questa dottrina io l'ho ricevuta dal Signore. Quindi non è che Paolo dice io l'ho ricevuta da altri, no? Da Giacomo, dagli apostoli, miei predecessori, ma l'ho ricevuta dal Signore. Quando dice questa cosa qui, questa cosa bisogna collegarla, perché molte volte si leggono i testi in maniera molto scollegata, no? Si prende quello che piace a noi e dice, hai visto, dice questo, però poi tutto quanto, il contesto, qui torna il contesto, no? Però in questo caso il contesto letterario, potremmo dire così, scritturistico, è molto molto importante. Quindi quando Paolo dice, io ho preso questo dal Signore, l'ho ricevuto dal Signore, bisogna collegarlo all'incipit di alcune sue lettere, dove lui dice in maniera molto chiara, tutto ciò che io so, il Vangelo che io ho ricevuto, la mia formazione non deriva dagli apostoli, miei predecessori. Io non mi sono mai confrontato con loro, dice Paolo. Sono apostolo non grazie a loro, ma grazie al Cristo della resurrezione tramite visione. Quindi anche quando parla, per esempio, dell'Eucarestia, parla della resurrezione, e anche qui dice che l'ha ricevuta dal Signore, quindi dobbiamo collegarci anche a questo concetto. Cioè Paolo era convinto di aver ricevuto anche un messaggio da questo Cristo della resurrezione. E torna sempre la domanda, perché Paolo ha preso questo personaggio e l'ha trasformato in questa, no, in questo grande eroe mitico e non l'ha fatto con altri? Una spiegazione, che però ovviamente è una speculazione anche questa, è un modo forse per combattere anche quel tipo di messianismo. Cioè, quindi, mi spiego meglio, depotenziarlo della carica politica e trasformarlo in qualcos'altro. Un pochino quello che ha fatto Origene nel terzo secolo, quindi qua siamo in contesto puramente alessandrino, con lo gnosticismo. Cioè, Origene ha utilizzato nei suoi scritti, molti elementi gnostici. Ok, ma a suo uso e consumo, cioè li ha rivisti depotenziando quindi la carica gnostica e dottrina del cristianesimo gnostico, che comunque era molto forte all'Alessandria, per esempio, e quindi potremmo dire depotenziando la sua carica teologica e facendone cosa propria. Quindi possiamo dire che forse Origene ha utilizzato una tecnica che all'epoca utilizzò Paolo per depotenziare quella figura messianica e combatterla e trasformarla magari in qualcos'altro. Questa è, ripeto, è pura speculazione, perché per Origene lo sappiamo che ha agito effettivamente così. E per Paolo possiamo soltanto ipotizzare. Un'ipotesi potrebbe essere questa, però Sì. la risposta si perde ancora nel tempo. Non credo che la scopriremo facilmente, non credo, non Non lo credo. so. A meno Sono che non curioso. saltano fuori, a meno che non saltano fuori altri testi di riferimento, insomma, qualcosa che ancora. Assolutamente. Fino a 70 anni fa, per esempio, i testi di Nag Hammadi, i testi, no, dei Libro rotoli del Mar di Morto. Qumran, cioè, erano del tutto sconosciuti, o avevamo soltanto dei frammenti, o frammenti o citazioni. Il famoso Vangelo di Tommaso, si pensava che, o il Vangelo di Pietro, si pensava fossero, no, fantasie dei padri della Chiesa e non si sapeva assolutamente nulla. E poi sono usciti fuori effettivamente documenti molto interessanti. I documenti di Qumran hanno aperto ancora di più, no, le porte per la conoscenza dell'origine del cristianesimo. Quindi chi lo sa, magari in futuro potrà uscire qualcos'altro che ci potrà far comprendere, no, questo processo evemerista, no? Quindi la trasformazione da uomo a Dio Sì, in guarda, c'è proprio termini arrivata cosiscienti. Luca, dice, i Vangeli di Gesù adolescente appena scoperti. Ma diventano sempre, no, forse appena scoperti, no, ci facciamo sempre, no, lo pseudo Matteo, lo pseudo Tommaso, quindi i famosi Vangeli dell'infanzia apocrifi, che però sono di molto tardivi, quindi parliamo anche di quinto, sesto secolo, dove abbiamo un Gesù bambino che compie miracoli e allo stesso tempo fa dispetti, no? Con i miracoli che fa, addirittura un bambino che lo tratta male, che neanche gli risponde, lo uccide in quello stesso momento per poi farlo risorgere, cioè veramente roba da, non so se avete mai letto Parola di Giobbe di Giobbe Covatta, ma siamo a quei livelli lì quasi, eh? Quindi un Gesù bambino che veramente compie, no, tante marachelle, potremmo dire così, no? Ma veramente conscio dei suoi poteri, però lì siamo nel folklore, quindi
lontani da... Però anche lì però è interessante per comprendere per quale motivo non rappresentare Gesù in questo modo, in quei Vangeli. Però ci sono altre motivazioni storiche che esulano poi dal personaggio storico quale probabilmente è stato. Certo. Sì. Io sto per sganciare un domandone. Vai. Siete pronti? Vai. Sì, vai. Tanto ormai qua siamo preparati a tutto. Okay. Mi preparo. Spero non arrivi un fulmine a proposito di cielo. Ok. Gesù era un bandito? Ah, così. Così. La scantiamo così. Senza mezze misure. Vediamo la live. Buonasera a tutti. Allora, ogni riferimento a parte persone è puramente la frase iniziale che abbiamo messo. Io non sono responsabile di cosa dicono né gli ospiti né i conduttori. Ve lo dico. Vai, così. L'ultima puntata di Elisabetta. Addio, grazie. Allora, guarda, questo fa anche comprendere, no? Tutte queste premesse che facciamo, meno, fa comprendere come ancora ci sia forte riverenza, no? Nei confronti di questi argomenti e nei confronti anche di un certo tipo di cultura, no? Cultura cristiana. Perché parlare di storia, perché noi stiamo facendo questo stasera, no? Allora, quando abbiamo voluto speculare, abbiamo precisato. Quando invece abbiamo voluto parlare proprio di fonti storiche alla mano, e quindi anche alla conoscenza, no? dei fatti storici, di quei tempi e così via, lì c'è poco da dire, c'è poco da fare disclaimer o altro. Però ecco, e quando si parla di Gesù, un pochino come dicevo prima, no? Se parliamo degli altri capi messianisti siamo tranquilli a dire ma sì, loro erano dei farabutti, erano dei partigiani antiromani, hanno fatto scorribande, eccetera eccetera, però ecco che quando poi quei dati elementi si associano a Gesù, dobbiamo dire facciamo le dovute premesse, mi raccomando, perché c'è ancora questa riverenza, però è sempre all'interno, no, di una discussione con il pubblico generalista. Anche quando mi metto a parlare comunque con altre persone che mi portano a parlare, comunque, che mi chiamano, no, per parlare, devo sempre fare anche io questa premessa, quindi me ne accorgo, quindi non mi sto imputando altro o meno, quindi anche io sono figlio, no, ancora di questo retaggio. Però quando parliamo invece con determinati studiosi, quindi con studiosi accademici, che magari possono anche non pensarla come me, queste premesse non si fanno, ma per il semplice motivo che si sa che si sta parlando di storia, si sa che si sta parlando effettivamente anche di ipotesi storiche, e quindi non ci devono essere queste premesse, perché queste premesse, quando si ha davanti uno studioso, io non parlo di me, adesso sto parlando in maniera generale, ma di uno studioso che comunque è serio, è sempre stato corretto, penso che questa premessa sia ovvia, cioè nel senso che nel pieno rispetto, no, della fede degli altri, nel pieno rispetto, no, di chi crede e quant'altro. Quindi alla domanda, Gesù era un bandito? Ma se vogliamo effettivamente dipingere Gesù come un messia davidico con pretese regali e che è stato condannato alla crocifissione, anche la condanna, tutto è chiaro, è ben esplicita, e sono gli stessi Vangeli che l'esplicitano, e Gesù era un bandito, era anzi, potremmo dire, un capo bandito, era un archilestes, così come anche i suoi stessi avversari lo definivano, lo stesso Celso nel secondo secolo definisce tale, non era diverso dagli altri capi messianisti del suo tempo, ed ancora di più, ed è questo affascinante, ancora di più, quindi uno vorrebbe capire perché Paolo ha fatto quello che ha fatto. Quindi torniamo anche alla domanda di prima. Però sì, Gesù era, se la ricostruzione che abbiamo fatto è, possiamo dire così, è coerente, non vera, è coerente, allora sì, Gesù era un bandito, molto probabilmente un capobanda che aveva un piano, che aveva una precisa finalità, una finalità che era quella di liberare, no, la sua terra dalla dominazione straniera, ripulire quella che era la classe politica e dirigente del tempo, che era corrotta,
niente di diverso da quello che magari vorremmo fare noi oggi, no? O di quello che magari molti di noi sperano, il fatto che ci sia, no, un liberatore della patria, no, pronto a togliere la corruzione, il malaffare, ecco, Gesù era questo. Con la differenza che magari noi oggi abbiamo sigle sindacali, abbiamo una Costituzione che in qualche modo ci orienta, abbiamo le leggi, e al tempo l'unica soluzione era imbracciare le armi e dimostrare prima di tutto al popolo che per cambiare le cose bisognava combattere, bisognava sporcarsi le mani e quindi bisognava andare in prima linea. Ecco perché dico che Gesù era un convinto interventista. Perché Gesù non era un idealista così come molti lo vogliono dipingere. Magari sì, era anche magari accecato da ideali, no? E questi ideali che tanto l'hanno accecato hanno portato magari alla morte, perché era forse troppo convinto della sua causa. Però questo lo ha affermato, questo lo ha portato ad avere una sua battaglia, a portare anche una sua predicazione che descrivo anche molto bene, c'è un intero capitolo in cui descrivo parte della predicazione di Gesù, partendo sempre dai Vangeli e quindi partendo sempre dai Vangeli e rifacendomi anche a studi, studiosi, accademici, che ricostruiscono una predicazione di Gesù che va oltre, no, la ricostruzione evangelica e quindi ritorna, no, a quella matrice politica originaria. E questo rende Gesù, secondo me, molto affascinante. Il fatto che Gesù si presenti come un personaggio così umano, così debole, così fragile, così vicino a noi, ma nel vero senso della parola, che aveva delle sue aspettative, che amava così tanto il suo popolo, così tanto la sua cultura, tanto da morire, no? Non per l'umanità, non per i peccati di tutti, ma per morire per il suo stesso popolo, per quella stessa cultura, magari per la sua stessa famiglia. E rivedere, no, in quella letteratura apocalittica quella speranza di liberazione della sua terra e del suo popolo non lo rende meno affascinante, non lo rende certamente un personaggio meno dignitoso, ma un personaggio che invece deve riavere la sua dignità ancora di più, una dignità storica che purtroppo gli è stata, secondo me, rubata in maniera, sì, in questo caso, no, illegittima. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Anche tu sei d'accordo, Francesco? Esco, lo vedo, È annuisce, allibito, ma in silenzio. no, no, stupefatto, non ha. sto seguendo con attenzione. Naturalmente, occorre riformulare molte delle cose su quali siamo stati indottrinati, rivederle. Comunque, non mi costa fatica, non faccio fatica a affiancarmi a quello che stai dicendo. Anzi, come dire. Risulta tutto estremamente più plausibile e convincente. Poi. Ma io No, ma parto da un poi è. presupposto, Sì. scusa, ti interrompo un attimo, io parto da un Vai, vai, vai. No, presupposto. Tutto questo discorso che ho fatto non va a negare comunque la infatti no. sfera di fede o il fatto che Dio esista o meno. Al massimo può andare a mettere in crisi l'impianto dogmatico che è stato costruito in tutto questo tempo, ma come noi ben sappiamo, possiamo anche dire la religiosità, io parlo più di sfera di fede, no? La sfera di fede non ha bisogno di dogmi. Io penso che Dio esiste indipendentemente dai dogmi che poi l'uomo costruisce. Quindi, se c'è una vita oltre la morte, se c'è un Dio pronto a salvarci, lo fa indipendentemente dai dogmi che sono stati costruiti e imposti dall'uomo, o del fatto che su un dato personaggio che aveva delle speranze, no, di liberazione della propria terra, sia stato poi costruito qualcos'altro. Io Sì. parto da questo presupposto. Sono d'accordo, sono d'accordo. No, poi questa sfaccettata, questa, no, rendiamo Gesù più tridimensionale. Non solo lo avviciniamo, lo rendiamo umano, ma lo rendiamo anche, lo vediamo con più sfaccettature. Io credo che sia un arricchimento, come hai detto tu prima, e non andiamo a togliere a quello che è la figura, di Gesù che si è evoluta ed è giunta fino a noi. Anzi, secondo me andiamo ad arricchire quella che è la sua storia. Poi è giusto anche prendere in considerazione, mettere sul campo, prendere in esame anche i dati storici o le fonti che abbiamo che raccontano altro di lui. Io lo trovo più Sì. che legittimo, davvero, più che legittimo. Certo.
No, sai che cosa stavo pensando? Allora, questa è sicuramente una ricostruzione estremamente attendibile di quello che era l'uomo Gesù, delle sue passioni, di che cosa lo spingeva a compiere gli atti rivoluzionari per quel tempo, o comunque poi cosa hanno scritto nei Vangeli di questo. Ognuno in qualche maniera, approcciandosi alle fonti storiche, perché in questo momento mi sta avvenendo, adesso sono andato a ripescare una memoria di un libro che avevo letto un po' di tempo fa, per esempio sono sicuro che conoscerai questo testo di Corrado Augias. Sì. Augias. Ecco, in che sei Gesù. Esatto. E qui praticamente appare un Gesù che praticamente non esiste. Diciamo. Mm-hmm. Quindi è una ricostruzione che va, secondo appunto il famoso autore, a descrivere un Gesù che dalle sue inchieste non sembra essere neanche una presenza reale, voglio dirti, no? È un po' come quando uno dice dipende da quanto sei in grado di maltrattare i numeri ti diranno tutto quello che vuoi tu. Insomma, se si fanno delle statistiche, tiri i numeri un po' da qua, un po' di là, alla fine vengono i numeri. Se ecco, strapoli, certo, se strapoli esatto, come vuoi tu le cose. Esatto. No? Un po' come i testi. Certo. Esattamente, perché poi nella ricerca che ognuno di noi porta avanti si tende a raggruppare quegli elementi che, consapevolmente o inconsapevolmente, in qualche maniera rafforzano l'ipotesi che abbiamo fatto per generare poi il nostro documento. Così ha fatto Corrado, così fai tu, così fa Mauro e altri. Quindi nel lavoro che poi viene fuori, lo sto leggendo anche, insomma, provo a dare seguito anche a quello che leggo dai commenti, è chiaro che ognuno ha l'approccio all'idea di Gesù che più gli si veste addosso, gli calza perfettamente, gli calza esatto, a pennello, li veste esattamente, per bene esattamente, okay, sì, esattamente. Quindi si può tranquillamente, in questo momento mi sta venendo in mente che si può tranquillamente spaziare tra le fonti storiche, adesso senza buttare gli elementi certi alle ortiche, non bisogna farlo, però da una figura di Gesù che è la rappresentazione in terra del Dio vivente, fino ad arrivare a quella di un rivoltoso condannato per apologia del reato, diciamo. Ecco. Cioè c'è spazio per tutto, ci potrebbe essere spazio per tutto, ecco. No, chiedo a te, Francesco, tu sei io, insomma, ma ognuno poi interpreta i fatti ai personaggi, no? Storici come meglio crede, ma niente, sì, di diverso. Faccio un esempio, esiste il culto di Elvis Presley, c'è gente che sì, pensa che Elvis sì, Presley non sia mai morto, no? Sì. Quindi io dico... Come Michael Jackson o tanti altri. Come Michael Jackson e molti altri. Lui quindi, non è morto. Va bene, adesso cerchiamo di rimanere almeno nel recinto del plausibile, dai. Però per dirti, ancora oggi queste cose esistono, quindi non serve prendere un personaggio famoso soprattutto per la ricostruzione poi che ne ha dato il cristianesimo, per vedere che la sensibilità umana nel corso dei secoli in qualche modo è sempre rimasta la stessa. Cioè, quando il nostro Beniamino va a mancare, potremmo dire così, e non lo voglio dire con fare riduttivo, sì, è chiaro, sì. Sì. Ovvio che cerchiamo di superare il nostro lutto, il nostro distacco in qualche modo, e quindi ecco, ci cuciamo, no, su di noi l'immagine che vogliamo di quel dato personaggio. Mi è venuto in mente Elvis Presley, ma per esempio anche lo stesso culto di Che Guevara, no? Basta immaginare, sì, no? L'immagine iconica sulle magliette, non solo di questo grande condottiero, insomma, come all'epoca poteva essere Gesù, alcuni studiosi hanno definito come, no, il Che Guevara dell'anno zero Gesù addirittura, figuratevi. Quindi questa cosa è sempre rimasta, lo si vuole fare anche su Gesù, bene, ma non è che, no, io non ho l'autorità per negarlo, quindi parliamoci sì, sì, chiaro. Io, il mio ambito è quello storico e dico, guardate, i dati storici sono questi,
E poi, ecco, citando nuovamente Mauro, anche se non c'è, già per due volte l'ho citato questa sera, fatene quello che volete. Siete liberi di fare quel che volete. Certo, va bene, Ripeto, certo. quando mi chiamano per andare a parlare, dico sempre questo. Io vi racconto quelle che dicono le fonti. Ma d'altronde lo vedo, per esempio, anche su. Però quando si parla sempre di questi temi, guarda caso, e quando si parla di Napoleone, di Federico II, di No, Carlo Magno, Alessandro sì. Magno, tutte queste cose non bisogna. Però su questo sì, ma d'altronde lo facciamo perché comunque abbiamo questo retaggio. Però quando sento parlare anche altri, per esempio, penso al professor Barbero, no? Uno dei più importanti storici che abbiamo in Italia, anche lui comunque deve fare questa premessa ogni tanto. Ma anche quando parla di Costantino, per esempio, io ho seguito molte sue conferenze di Costantino, e anche qui deve fare le dovute precisazioni perché anche lì c'è una certa sensibilità per l'importanza che ha avuto Costantino, no? Per la costruzione e il consolidamento del cristianesimo. Però Certo. dobbiamo farle, facciamole, va bene, Sì. però cioè, non Allora, per toglie che. fugare ogni dubbio anche rispetto alla chat, tu dubbi sull'esistenza di Gesù uomo non ce ne sono da questo punto di vista, le fonti Per me storiche. no, gli elementi che ho descritto prima, no? La Certo, crocifissione, l'è significato come messia ebraico. certo. Ok, Sono i assolutamente. due elementi da cui bisogna partire per riflettere, no? Sul possibile personaggio storico. Ma dico possibile semplicemente come in quanto storico devo essere cauto, perché le fonti sono anonime, perché prove effettivamente storiche non ne abbiamo e quindi la cautela è sempre d'obbligo. Diciamo che tutto fa pensare che una figura carismatica con le sue caratteristiche è esistita, però non abbiamo la, come si dice, la prova Prova. certa, anche dal punto di vista, Attualmente. purtroppo, no? Dal punto di vista anche archeologico non abbiamo. No, l'unico riferimento effettivo che possiamo considerare come prova, ma anche qui, no, gli studiosi sono sempre divisi, è la famosa testimonianza di Giuseppe Flavio nelle antichità giudaiche. Una testimonianza che però è fortemente interpolata. Io sono fra quelli che è d'accordo sull'interpolazione, che sono veramente palesi. Però la base, quindi no, la base, possiamo dire così, scritta, ecco, di quella testimonianza, secondo me originariamente era quella, tolta da tutte le interpolazioni, ovviamente. E anche qui comunque ne parlo nel libro Apocalisse di Gesù, richiamando anche molti altri autori che fanno anche una ricostruzione negativa sul testimonium, quindi cercando di calarla ancora di più, no, nel contesto di riferimento, quando non ha conoscenza del contesto del mantra famoso. Certo. Quindi. Parto da qua. Ok. Io avrei un'altra domandina Vai, 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 interessante vai tranquilla, perché ascoltiamo perché c'è tanto ancora di ci cui sono parlare. diversi capitoli del libro che mi hanno colpita tantissimo e secondo me questa è un'altra questione su cui si discute tantissimo. Io leggo insomma, per il pubblico il paragrafo nel capitolo 8. Gesù il Barabba o Gesù detto il Cristo? Qua proprio. Andiamo a lei! La Ah, Gesù era un scritturina! bandito secco e Gesù era peggio del Cristo. Cosa, cioè, spiegaci un po', Comunque, perché non questa mi è detto che una Gesù domanda. non è mai esistito, giusto per rispondere al commento. Quindi, Cosa? giusto per pisar. Però, vabbè. Dicevo, Gesù Barabba, Giù detto il Cristo, sì, dedico un paragrafo d'approfondimento, ma semplicemente perché è un'interessante curiosità, l'ho trattato anche sul mio canale questo, ovviamente poi qui faccio, no, i dovuti approfondimenti, citando anche un importante studioso e talmudista anche, che è Haim Ekobi, che analizza fortissimamente la figura di Barabba e la figura di Gesù, perché Barabba è effettivamente un personaggio strano. Anche qui, qual è il motivo di introdurre un personaggio di cui non si è mai sentito parlare, che fa il suo ingresso forse nel momento culminante della vita di Gesù, tolta la crocifissione, che è il processo romano, e soprattutto mostra che cosa? Mostra quella redazionalità di cui abbiamo parlato, perché
La questione di Barabba e di Gesù mette anche Pilato sotto una luce differente, perché abbiamo un Pilato, e anche questo lo analizzo prendendo tutti e quattro i Vangeli, abbiamo un Pilato, partendo da Marco fino ad arrivare a Giovanni, un Pilato sempre più arrendevole, quindi un Pilato che è sempre più vittima, ed è un paradosso, del popolo che sta occupando. E questo va contro le informazioni qui storiche, qui quindi parliamo di fonti storiche, parliamo di Giuseppe Flavia e parliamo di Filone d'Alessandria. Filone d'Alessandria poi è stato anche, ecco, ha vissuto nello stesso periodo di Pilato, quindi lo conosceva molto bene. Ecco, lo descrivono come un personaggio senza scrupoli, come un prefetto corrotto, licenzioso, che non gliene fregava assolutamente niente del popolo che in quel momento stava occupando, che non voleva assolutamente compiacere il popolo, che non aveva alcun riguardo anche alle tradizioni del popolo giudaico, a parte una volta sola. Quindi fa sorridere, no? Pensare a questo Pilato descritto dalle fonti storiche e al Pilato poi dei Vangeli che addirittura supplica il popolo dicendo: ma perché non posso assolvere quest'uomo? Per quale motivo? È proprio no, succube della folla. E addirittura arriviamo poi al Vangelo di Giovanni con un Pilato che si spreca, no? In un dialogo socratico con Gesù, che cos'è la verità? Addirittura gli chiede, no? Quella verità filosofica tanto cara al Vangelo di Giovanni, però questo è un altro discorso. Dicevo, Gesù e Barabba. Barabba così entra di prepotenza nella narrazione, un personaggio mai introdotto, sebbene Marco, anche qui, primo Vangelo, fa delle piccole allusioni perché parla della rivolta di cui è stato protagonista anche Barabba. E quindi non è che parla di una rivolta generica, il testo greco è molto chiaro perché si parla della rivolta, anche questo lo descrivo bene nel libro, perché il linguaggio, quindi parliamo sempre del greco, quindi la lingua originale in cui sono stati scritti i Vangeli, la cosiddetta rivolta, quindi non una rivolta, ma la rivolta descritta da Marco, fa supporre non soltanto che l'evangelista conosca questa rivolta e che quindi ne abbia parlato, ma che anche chi ha letto sappia di cosa sta parlando l'Evangelista. E qui la domanda: ma di quale rivolta si sta parlando se nel Vangelo di Marco non si parla di nessuna rivolta? A meno che non parliamo del famoso tentativo di presa del Tempio, conosciuta come purificazione del Tempio, e che da molti studiosi, e ne ho parlato anche ultimamente nei miei ultimi video, definiscono per l'appunto come un'azione vera e propria violenta di Gesù e fortemente politica. Quindi non una purificazione del Tempio così come ricordata la tradizione cristiana. Però, tornando al nostro Barabba, Barabba quindi è associata a questa rivolta, è in alcuni, diciamo così, in alcuni codici del Vangelo di Matteo, in alcuni anche più antichi, questa cosa la ricorda anche il precedente pontefice, Josef Ratzinger, anche qui citato nel mio libro, in alcuni codici più antichi abbiamo non Barabba e Gesù nella scelta di Pilato, ma Pilato dice in due occasioni: chi volete che vi liberi? Gesù il Barabba o Gesù detto il Cristo? Quindi è anche questo molto interessante. Qual è la finalità? E qui torniamo, no? Sempre alle ragioni che hanno portato gli autori a scrivere quello che hanno scritto. Qual era la finalità per determinati autori, in questo caso Matteo, descrivere Barabba come Gesù? E quindi fare, no, questa contrapposizione fra i due Gesù. E ovviamente le spiegazioni possono essere tante. L'elenco molte di queste. Una però è molto interessante, che è ripresa sempre dal professor McCobie, che ricordo è un esperto talmudista, oltre a docente universitario, che afferma che forse originariamente questi due personaggi potevano essere uno. Il fatto che all'interno della tradizione neotestamentare, quindi non evangelica, neotestamentare, vi siano questi doppelganger, no? Questi doppi, nati, no, da questa esigenza relazionale. Alcuni di questi li ho anche descritti in miei vecchi video, per esempio Simone e Giacomo, che sono descritti da Giuseppe Flavio nell'antichità giudaica come uccisi, no, dall'establishment romano. Nello stesso periodo, negli Atti degli Apostoli, si parla di Giacomo ucciso da Erode e da Simone, cioè Pietro incarcerato, e poi da lì non sappiamo più nulla del nostro caro Pietro. Insomma,
ci sono diversi, ecco, doppi, doppelganger ad interno del Nuovo Testamento, e forse, molto probabilmente, però ovviamente nel libro descrivo meglio questa cosa, qui sto cercando proprio di riassumere, è interessante la ricostruzione che ne fa il professor McCobby, perché forse originariamente questi due personaggi erano uno, e qui si ritornano al Gesù politico arrestato, incarcerato e quindi condannato. Altre motivazioni che poi sono state trovate nella ricostruzione teologica di questi due personaggi, per esempio la da Origene nel III secolo, e cioè i due capri d'espiazione descritti nell'Antico Testamento, uno lasciato ad Azazel, quindi in questo caso il capro Barabba, quindi lasciato al popolo, l'altro invece condannato e quindi doveva essere portato al padre, in questo caso Gesù. Poi ogni autore cristiano ha dato una sua giustificazione, no? Ha rivestito, no? Come possiamo dire prima, no? Ha rivestito sul proprio corpo, sulla propria dottrina, una spiegazione che meglio vestiva, meglio calzava. Però anche qui siamo nel campo delle ipotesi. Certo, è interessante che in alcuni Vangeli, in alcune copie dei Vangeli di Matteo antiche, Barabba è ricordato come Gesù. Questo è molto interessante. Molto, molto. Che dici, Francesco? Ti vedo perplesso. Sì, no, stavo... Io, come dire, sto seguendo... Aspetto per la chat. Stiamo, no, muto il microfono così non rischio di disturbarvi. Naturalmente, ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo da casa, che se hanno qualche domanda, vogliono fare qualche riflessione con noi, lo possono fare attraverso il numero che vedete qua in sovraimpressione, il 353-3515-604, oppure ci mandate una domanda sulla vostra chat di Telegram, di YouTube, Facebook, dipende da dove siete collegati. Insomma siamo qui per vedere di eventualmente dare ulteriori elementi di riflessione sull'argomento. E allora, diciamo che questa sera siamo riusciti nel non semplice compito di spaccare la chat a metà, ecco, tra chi ascolta diciamo con mente aperta, cercando di estrapolare ultimi elementi di riflessione, e chi invece rimane un po' più ancorato a quella che è una descrizione più canonica del Gesù di cui tutti abbiamo fatto conoscenza. È interessante, ma aspetta che avevo messo qualche cosa qui. Sai qual è la cosa, a proposito di questo, di questi... Sì, vai. Sì, è la cosa molto interessante, che io, in quella che è la mia bibliografia nel libro, presento e consiglio anche libri di autori che non sono d'accordo con me. Sì, quindi certo. Io parto sempre da questo presupposto, cioè sentite tutte le campane per e poi vi fate la vostra. Io sono il primo che studia autori che so benissimo che sono contrari anche alla mia visione. Io ne ho citato alcuni all'inizio di questa live. Ma perché? Perché ma l'arricchimento arriva, è la conoscenza, la voglia di conoscere, di studiare, di apprendere, no? Arriva da campane differenti alla propria. Perché se io leggo testi di autori che la pensano esattamente come me, ma... La ricerca poi si va benissimo, Francesco, anzi c'è utilissima questa argomentazione di questa sera che ci permette... Quindi un bene che la chat sia spaccata, no male. No, allora, ve la dico tutta, quello che in qualche maniera mi sorprende, però è utile quanto ci scrive Valentina, l'avevo messa da parte questa interazione con noi, perché ci fa capire, almeno mi permette di puntualizzare alcune cose. Questo canale ospita persone del calibro di Matteo Gazzolo che può raccontare l'insegnamento di Cristo come fosse stato un suo coscritto, e poi gente che parla di Gesù storico qualsiasi. In effetti, anche se lo facciamo in maniera molto maldestra, ma il tentativo è proprio quello, cioè di dare spazio a una varietà di riflessioni, di voci, di opinioni, di ricerche, di spunti, in maniera tale che poi ognuno prenda quello che sente risuonare più vicino a sé, quello che ritiene più utile, quello che in qualche maniera lo convince di più nel merito, perché Francesco sta portando quello che è il frutto delle sue ricerche. Se vi convince nel merito, credo che Francesco sia il primo a dire, non devo convincere nessuno. Vi porto all'attenzione quello che ho ricercato nel corso del tempo. Poi fatene, come detto prima, fatene l'uso che me ritenete più utile.
Detto questo, avevo messo da parte, quindi ringrazio Valentina per questo, due altre riflessioni fatte, non lo so, prendiamole così come vengono, per farvi capire poi quanta varietà c'è anche dentro la community di questo canale, che è bellissima. Io quando, alla fine ho deciso di fare queste live per leggere i commenti delle persone che ci stanno sul canale. E qui c'è l'amica Rosa che ci dice: ciao Francesco, in una regressione spontanea ero una delle pie donne al seguito di Gesù e mi sono vista nel tragitto per la crocifissione e poi mi è apparsa una croce piena di luce più di tanti soli. E, come dire, la bellezza di queste interazioni è che poi ognuno di noi, come si capisce, ecco, Rosa ancora continua a scrivere, vedete, Gesù è esistito, io c'ero una delle pie donne, che ognuno di noi fa tutta una serie di esperienze, ordinarie o non ordinarie, fa tutta una serie di esperienze in ricerche concrete su testi e libri, ma c'è un'altra grandissima parte di noi che fa delle esperienze o delle ricerche su piani non ordinari di coscienza. Cioè c'è chi vive, c'è chi ha il dono del sogno, della visione, a cui noi prestiamo tanta attenzione quanto abbiamo fatto con Francesco questa sera. E continuo a credere che l'insieme di queste testimonianze, poi uno naturalmente, siccome è una persona che ha più un indole, diciamo, olistica, esoterica e magica, allora prende quella parte di descrizione. Poi c'è chi invece ha più una formazione di tipo dotta, accademica, storica, concreta, e allora prenderà un altro tipo di relazione. Il nostro sforzo, almeno lo sforzo che stiamo cercando di fare su questo canale, è quello di imparare a galleggiare su un oceano di possibilità, che esatto, tutti devono avere la stessa parità e la stessa diritto di essere ascoltate. Poi, ve lo ripeto, ognuno deve fare discernimento dentro di sé. Vabbè, visto quanto complessa è, come dire, il riuscire a... Però noi proviamo a riuscire tutto. Allora, vediamo, ci sono delle domande. Non so se hai messo delle altre cose in cantiere oppure diamo spazio alle domande che arrivano dai nostri amici da casa. Io potrei continuare fino a notte inoltrata, ma diamo pure la possibilità. Cioè, diamo pure la possibilità. Sì. Allora, Hassan chiede, domanda, scusa, ma puoi dire quali testi o documenti storici scrivono l'esistenza di Gesù? L'abbiamo detto prima. Sì. Effettivamente non abbiamo documenti storici che parlano dell'esistenza di Gesù, del tipo Gesù è esistito, l'ho visto, non abbiamo, ma sì, non abbiamo documenti storici che ci dicono, che parlano di queste cose. Abbiamo documenti tardivi, come abbiamo già detto, le fonti dirette, i Vangeli sono fonti anonime, sì, quindi partiamo da questo presupposto. Poi abbiamo Giuseppe Flavio che scrive nel primo secolo e fa due riferimenti su Gesù, uno è la testimonianza di Giuseppe Flavio, il famoso testimonium, che ha problemi che abbiamo già descritto, un altro riferimento a Gesù è quella su Giacomo il Giusto, che è fratello di Gesù, detto il Cristo, quindi abbiamo questo secondo riferimento, e poi abbiamo riferimenti al Cristo, perché poi così era riconosciuto Gesù nel secondo secolo, da parte di Tacito, di Svetonio, di Plinio, dove però già c'era anche una forte influenza di quel cristianesimo, di quei documenti cristiani che stavano già circolando, dove però, ecco perché dicevo che quei due elementi devono essere fonte di riflessione e punto di partenza, dove però, nonostante, no, tutto quello che si dice all'interno di quelle reinterpretazioni cristiane, non solo, c'è però quel ricordo comune del Gesù Messia, del Gesù morto per crocifissione. Ecco perché dico, bisogna partire da quegli elementi. Ed ecco perché dico, non abbiamo la prova provata dell'esistenza storica di Gesù, vero, però abbiamo due elementi che mettono d'accordo tutte le fonti e attraverso la conoscenza del contesto, come dico sempre, partire da quelli per tentare di comprendere e di ricostruire quella possibile figura storica. Sì. Ma nel senso è abbastanza logico, cioè lo studio sulle fonti funziona in questo modo, cioè non è
anche Erodoto, che è uno dei massimi, cioè considerato, come dire, lo storico antico più importante della storia dell'umanità, cioè ha raccontato una cronistoria di cui lui non era presente. Sì. Cioè, Certo, come dire, l'indagine però storica, è però riconosciuto l'indagine come... storica ovviamente si muove con, ci deve essere la presenza di fonti, siano esse no, epigrafiche, scritturistiche, non solo. Quindi, però c'è anche un'altra cosa, cioè che l'assenza alla prova non è prova dell'assenza, no? Questa cosa in ambiente specialistico si dice sempre. Nel caso di Gesù è, per esempio, un elemento importante. Il fatto che non ci siano prove alla sua esistenza non significa che non sia mai esistito, proprio perché abbiamo tante fonti che parlano di lui, ovvio ne parlano in maniera contraddittoria per le ragioni che abbiamo già spiegato, però ci sono altri elementi che ci fanno propendere per la possibile esistenza storica di questo personaggio. E Certo. poi, no, le sensibilità sono differenti. Se uno dice no, ma ci deve essere per forza quel documento che mi dice esplicitamente che lo ha visto e che è quel documento che deve essere del 30 d.C., di dicembre, neanche di novembre perché il novembre non mi piace come mese, e allora va bene, ci Si fa mancherebbe altro. difficoltà, va bene, no, Quindi va bene. Allora, altra domanda. Silvia De Riso chiede: si parla di un ritorno di Gesù negli ultimi tempi. Che ne pensa il dottor Esposito? Crede che sia solo un'affermazione di Paolo? No, allora, Giovanni sicuramente dell'Apocalisse sicuramente si sta facendo riferimento. sì, no, allora, che Paolo vivesse un ritorno dell'attesa è sicuro. Parliamo no, del primo documento, dei primi documenti cristiani, lettere di Paolo. La prima lettera ai Tessalonicesi, no, Paolo è convinto no, di un ritorno. C'è sempre quell'immagine apocalittica no, delle nubi, eccetera. Però qual è il problema? Il problema è che a un certo punto i membri della comunità paolina cominciano a morire. E Sì. Paolo ha detto: vedete che in questa generazione arriverà Gesù, però la gente moriva. E allora che succede? Paolo comincia a dire: sì, però potrebbe essere non per forza in corpo, ma anche in spirito. Paolo comincia a parlare, no, del cosiddetto soma pneumaticon, il corpo spirituale che rinascerà, che si trasformerà. La resurrezione comincia ad essere una trasformazione, no, un qualcosa già di diverso. Tant'è che anche i Vangeli compiono questo cambio di rotta. I primi Vangeli fanno dire a Gesù che in quella stessa generazione arriverà il regno, proprio perché l'attesa del regno era prevista proprio quando Gesù era ancora vivo, no? Il possibile Gesù storico, no? Di cui abbiamo parlato questa sera, che aveva questa sua lotta politica pronta, è ovvio che l'attendeva attraverso anche il suo interventismo, l'attendeva in quella stessa generazione. La famosa punizione del fuoco, di cui parlo in due capitoli anche nel mio libro, la sua predicazione, eccetera, doveva tutto assolversi in quella generazione lì. Però che succede? Gesù non arriva, le generazioni passano e i nuovi evangelisti, a partire per esempio da Luca, cominciano a dire: no, ma il regno di Dio in realtà è dentro di voi, quindi già è qualcosa di più filosofico. Fanno dire a Gesù che neanche il figlio sa quando il padre arriverà, no? La famosa metafora, no, dei ladri che arrivano a casa, no? Non Nella sapete notte. quando il ladro arriverà a casa nella notte, quindi anche il messaggio va a cambiare perché? Perché esattamente non si sa quando effettivamente arriverà il tutto. Quindi è un'attesa escatologica nel divenire. Sull'Apocalisse, e chiudo anche questa domanda, sull'Apocalisse la questione è diversa perché molto probabilmente l'Apocalisse, almeno nel suo nucleo originario, è stata scritta quasi a metà forse del primo secolo, ripeto, nel suo nucleo originario, tant'è che il famoso 666, no, il numero della bestia, si rifà forse al Kaiser Neros, quindi a Cesare Nerone. Anche la Babilonia è descritta nell'Apocalisse, l'impero romano, anche lì ci sono linguaggi, no, politici molto specifici, molto interessanti, che poi sono stati poi rivisti, no, rivisti in chiave escatologica, soteriologica, non solo. Però anche là si parla di un ritorno imminente, proprio perché ancora siamo in quella generazione in cui vi era una cultura dell'attesa proprio imminente in quella stessa generazione, cioè la parusia, il ritorno del Cristo, sarebbe avvenuto in quel dato momento.
E poi questa cosa non è avvenuta, la prima generazione apostolica è morta e quindi era necessario, no, posticipare questo avvento prima in un regno millenario, no? I famosi millenaristi che dicevano, ma ci sarà un regno di 1000 anni e poi arriverà l'agnello. Poi questa cosa non è nemmeno avvenuta e quindi come una cambiale, no? Si è Sì, posticipato. adesso diciamo l'interpretazione che va più di moda è che appunto quella generazione è riferita a quel tempo, a quel famoso tempo del regno dei pesci, dell'era dei pesci, Dai, pesci, sì. fino all'era dei pesci. Adesso che siamo, quando finirà l'era dei pesci, quindi andrà via l'ultimo essere vivente che è nato sotto nell'era dei pesci e poi si passa all'era dell'acquario, lì dovrebbe tornare il Cristo. Quindi è imminente, diciamo, lì Sì, si tra fa poco. riferimento a questa dell'acquario del Gesù, no? Che quando va ordina ai suoi, no, di preparare la Pasqua, andate da quella donna, da quella persona che ha la brocca d'acqua, e quindi no, l'acquario, no? Il simbolo dell'acquario è visto da queste parti. Sì, conosco anche questa E chiave di insomma, lettura. vabbè, come al solito, si tirano le scritture di qua e di là per farle calzare con quella che è poi alla fine l'idea che noi ci siamo fatti. Allora, vediamo un po', quando non ci si fa pienamente alle cose, insomma, ai testi di riferimento. Allora, vedo, sì, chiedono a Francesco se può darci la sua opinione in merito a quella che è la sindone. Francesco Esposito, puoi esporre la tua opinione sulla sindone? Grazie. Allora, sarò brevissimo. Sì. Sulla sindone, la datazione che è stata data ufficialmente, no? La datazione al Carbonio 14. carbonio 14 esattamente, torna al 1200, che è effettivamente il periodo in cui si hanno le prime testimonianze scritturistiche, no? Della sindone. È anche vera per un'altra cosa, e cioè che è stata fatta un'analisi della sindone. Su frammenti che si è Potevano non detto essere di sono quel periodo, potevano essere poi. esattamente più recenti, non sono stati visti frammenti invece molto più vecchi, molto più antichi, anche perché adesso non è più possibile analizzare la sindone, quindi toglierla e analizzarla come è stata fatta non al tempo, anche perché in una ricostruzione tridimensionale della sindone, se piegata in un certo modo, sembra essere una sorta di lenzuolo dove appare soltanto il viso del Cristo. E noi abbiamo, no, di una reliquia, conosciamo una reliquia, quindi un grosso telo che si è raccolto, rappresenta soltanto il viso del Cristo, che è il Mandilion, la cui testimonianza invece è riconducibile al VI secolo d.C. Quindi, se effettivamente abbiamo questa associazione, sia fra la Sindone che il Mandilion, allora possiamo retrodatare, però qui stiamo speculando ovviamente, retrodatare la Sindone anche al VI secolo, ovvio, siamo ancora lontani dai tempi di Gesù, però è molto interessante che almeno attualmente non è possibile, da quello che so io ovviamente, poi chi studia effettivamente la Sindone magari potrà smentirmi, non è possibile riprodurre secondo quelle che sono le tecniche di allora. Pensiamo anche al VI secolo d.C., no? La rappresentazione della sindone è così come noi la conosciamo. Quindi, no, questo potremmo dire questo negativo fotografico quasi, no? Sulla sindone. Però, ripeto, io da quello che ricordo io, da quelli che sono stati i miei pochi studi sulla sindone, dico che non è possibile riprodurlo, però magari qualcuno che è più esperto di me mi può smentire e dice un sacco di fesserie. Cinzia Galli chiede dei re magi. Che idea hai sui re magi? Le magi, inseriti soltanto in uno dei Vangeli sinottici, non abbiamo chiari riferimenti sulle magi, sono secondo me anche lì, no? Una invenzione letteraria, l'esigenza, il fatto che le magi comunque rappresentano le genti, quindi genti diverse dagli ebrei, dai giudei. Le genti che riconoscono in Gesù l'avvento di questo nuovo re che dovrà dominare, così dice anche, no, la tradizione vetrotestamentaria, dominerà sulle genti e sul mondo. Quindi alla fine sarà Israele a dominare. Lontani, sia chiaro, da tutti i riferimenti politici attuali o meno, io sto parlando dell'Antico Testamento, ma nell'Antico Testamento c'era questa speranza da parte di Israele, cioè i famosi salmi, no? Associati molti al re Davide,
Israele avrebbe dominato sulle genti e avrebbe banchettato sui suoi nemici. Canti di guerra classici che si trovano comunque anche in altri popoli, in altre culture, quindi anche del vicino Oriente, quindi niente di così diverso. Io guardo la faccia di Francesco. Questo Non apriamo Non apriamo questo questo capitolo perché capitolo. veramente. Sì, poi Diciamo c'è. che ci siamo No, ma è capiti vero, tutti. sono canti di guerra, niente di nuovo, solo che qualcuno li ha mantenuti in auge anche 2000 anni dopo, altri magari si sono un po' evoluti. Ecco, non aggiungiamo altro. Va bene, Antonella Corso dice: vero, dove è stato fino ai 30 anni? Qualche evento, Francesco, che tu insomma puoi trarre dalle fonti storiche. Dove è stato sto Gesù fino ai 30 anni? Se noi prendiamo fede al Vangelo di Luca, noi conosciamo anche frammenti della vita di Gesù fino ai 12 anni, no? Il famoso ritrovamento nel Tempio, che molti autori dicono essere stato forse il suo bar mitzvah addirittura, no? Quindi il suo ingresso nel mondo adulto. Però oltre a questo sappiamo veramente poco, abbiamo soltanto riferimenti, no? Nei Vangeli apocrifi che abbiamo già citato, lo pseudo Matteo, lo pseudo Tommaso, i Vangeli dell'infanzia. Però lì abbiamo un Gesù molto più folcloristico, quindi non possiamo dire tanto. Il silenzio delle fonti, in questo caso il silenzio delle fonti, delle prime fonti, Paolo e Marco, ci fanno, secondo me, propendere sul fatto che c'era questa percezione di Gesù figlio illegittimo e quindi è meglio non parlarne. Tant'è che per l'appunto Matteo e Luca hanno dovuto mettere una pezza, che è la sezione dell'infanzia che noi ben conosciamo. Senti, c'è un amico, non so perché tirano dentro questi personaggi. Comunque, Aldo Fino, che ci segue sempre tutti i giorni, chiede: Tommaso detto Didimo? Che c'entra con Gesù? Non lo so. Perché in pratica sia Tommaso che Didimo vuol dire gemello, uno in aramaico e l'altro in greco. E veniamo a sapere che questo Tommaso detto Didimo, e questo nelle fonti apocrife riferite a Tommaso, è conosciuto col nome di Giuda. Quindi Giuda Tommaso detto Didimo, quindi Giuda il gemello gemello. Questo rafforzativo nell'antichità era proprio per sottolineare un concetto, quindi non è una pazzia dell'autore. Molte volte si rimarcava un dato concetto, in questo caso Tommaso Didimo, proprio per dire: guardate che è molto somigliante, nel nostro caso è molto somigliante a un dato personaggio. E le fonti di Tommaso ci dicono che somigliava tanto a Gesù, quindi era il gemello di Gesù. Una somiglianza fisica o un gemellaggio, potremmo dire così, più spirituale? Se noi, anche qui, ci rifacciamo alle fonti sinottiche e vediamo quali sono i nomi dei fratelli di Gesù, quindi Giuseppe, Giacomo, Simone e Giuda, abbiamo un Giuda fra i fratelli di Gesù, e quindi forse questa somiglianza è legata a un fattore, potremmo dire così, genetico, fisionomico, magari, chi lo sa. Quello che è interessante, questa è una particolarità molto interessante, qui siamo noi in quelle curiosità bibliche, no, di tradizione cristiana, che è sempre bene rimarcare, e viene sempre detto che c'è una tradizione indiana, no, che vuole che Gesù sia morto in India, addirittura abbiamo la tomba, no? E guarda caso, Tommaso, quindi Giuda Tommaso, è stato il primo cristiano che è andato in India e che ha fondato la prima comunità cristiana in India. È molto curiosa questa cosa, no? E quindi se Giuda Tommaso era il gemello di Gesù, perché comunque gli somigliava tanto, e abbiamo questa tradizione indiana che vuole un Gesù morto in India, beh, questa è una cosa alquanto curiosa, no? Ecco. Sembra che ci Molto. siano anche delle impronte dei Sì, piedi dei piedi, scolpite sì. sulla roccia che riportano i segni della crocifissione, almeno. Va Sì. bene, allora, ecco, proprio per dire quanto poi squinternati sono i co-conduttori, in particolar modo la qui presente Elisabetta Barberio. No, no. Scrivilo. Allora, no, Elisabetta, no, approfitto di una domanda, anche perché poi questo ci permette, prendo la domanda, però ci permette anche di sottolineare, a noi piace la varietà. La bellezza sta nella varietà e quindi Elisabetta, che è in gambissima da questo punto di vista, riesce a portare all'attenzione di tutti noi, all'interno di questo contenitore, opinioni lontanissime fra di loro. Vania, che ci segue,
e che comunque sicuramente vede tutte le puntate che fa Elisabetta, chiede, domanda, perché poi gli elementi restano. Possibile pensare di spostare il teatro del cristianesimo nel nord? Come vi ricordate, con Elisabetta abbiamo avuto modo di ospitare sia Cinzia Mele, sia il professore, aiutami... Felice Vinci. Felice Vinci, sì, scusatemi, l'amnesia momentanea, che come dire, ricuciono tutti questa narrazione in un posto lontanissimo dalle terre di Israele, nel nord Europa. Fanno, insomma, risalire la storia lì. Naturalmente adesso noi non possiamo chiedere a Francesco, perché Francesco dice, guardate, io non... facciamo finta che quelle storie siano vere, io vi dico che in quei luoghi, se queste storie sono vere, se tutto è, allora mi attengo a quello che dicono le fonti, prendo per buono che si sono svolti in quei territori là. Poi c'è un'altra narrazione che è completamente diversa, dove Cinzia Mele e Felice Vinci fanno tutta una ricostruzione completamente differente. Poi sta a voi valutare quale delle due cose vi convince di più nel merito, senza dover aggiungo per forza aggiungo una cosa anche per chiarire magari le idee a Francesco, che proprio nella puntata con Cinzia addirittura lei espande il dominio romano fino alla Norvegia, perché ha trovato delle fonti dove viene raccontato di questo dominio. Sì. E sembra che adesso alcuni reperti archeologici stiano proprio dimostrando, sono stati trovati dei calzari, delle monete, dove appunto sembra che i romani siano arrivati fin dove non era minimamente immaginabile fino a poco tempo fa. Ecco. Sì, non so se ti hai fatto un'idea rispetto a questa cosa, se ne hai sentito parlare. Sì, assolutamente, però spostare il teatro del cristianesimo nel senso ciò che i Vangeli stanno narrando? Esattamente. Esattamente. Allora, arrivare fino al nord. Diciamo che principalmente Cinzia colloca più che altro le vicende antico testamentarie. Sì, però nella famose, sì. Sì. Però è vero che nella sua ultima ricerca, nella sua ultima pubblicazione, volge anche lo sguardo ai fatti avvenuti, ai Vangeli, quindi anche ai canonici e agli apocrifi. E ha trovato, anche lei dice, io ho trovato delle corrispondenze, poi fatene ciò che volete, anche lei non ritiene di avere la verità in tasca, chiaramente, però lei sostiene di avere delle corrispondenze di tipo geografico, toponomastico, anche di alcune tradizioni. Anche il luogo della crocifissione, il Golgota, come ti ricorderai. Fanno riferimento a Gesù. Nelle lontanissime terre del nord. Ecco, però questo, Francesco, era per sottolineare. Che come vedete, come qua siamo pazzi squinternati, Elisabetta poi da questo punto di vista, perché lei è un'appassionata dell'argomento, va alla ricerca di tutte quelle situazioni che in qualche maniera non vengono, sono completamente disattese dai canali più ufficiali, dai canali più riconosciuti. E allora cercare di ricucire tutti questi elementi, questa sera Francesco, fra una settimana Cinzia Mele, fra un mese Felice Vinci, poi, come dire, dà un quadro che è sovversivo rispetto alla narrazione che abbiamo fatto. A noi il compito di essere sovversivi, a voi il compito di scegliere quello che vi risuona di più. Esatto. Vai Francesco. Io vi posso tanto dire che se noi ci rifacciamo agli eventi narrati nei Vangeli, secondo me ci sono pochi dubbi. Partendo dal personaggio di Pilato, la cui stele è stata scoperta a Cesarea, quindi è presente, quindi abbiamo un dato epigrafico ben chiaro, così come abbiamo un chiarissimo dato, no, delle crocifissioni avvenute proprio in quei territori, addirittura è stata trovata anche una croce, proprio in riferimento proprio al primo secolo,
che in qualche modo ci ha permesso anche di ricostruire un pochino quelle che erano le crocifissioni, perché c'era anche questo dubbio, no? Per molto tempo, se la crocifissione poteva venire nel palmo delle mani, oppure invece un po' più giù, se veniva, ecco, diverse modalità, se i piedi in qualche modo avevano un appoggio nonostante venissero crocifissi oppure no. Insomma, c'erano tante cose che ancora non andavano, che non sapevano, quindi questi ritrovamenti sono stati molto utili. E poi abbiamo una tradizione comunque veramente lunga, ma lunga, secoli, arrivando a toccare anche il primo secolo, con autori quali, per esempio, Giustino nel secondo secolo, quindi a metà del secondo secolo, e molti altri che rivendicano non soltanto una conoscenza di alcuni che sono stati quindi testimoni diretti, addirittura Ireneo di Lione. E afferma che il suo maestro Policarpo è stato discepolo di Giovanni. Poi la cosa può anche non essere stata vera, sia chiaro, ma tutti gli autori cristiani rimandano comunque a quei territori lì, quindi il territorio giudaico non avrebbe senso, secondo me, una Spostarlo in un'altra ricostruzione locazione. che può essere sicuramente molto interessante, molto affascinante, quantomeno. Però diciamo che è tale la tradizione storica, scritturistica, in parte anche epigrafica, che riconduce tutti quei fatti a quella di territori che attualmente, per quello che so io, rimettere il dato completamente in discussione e rovesciarlo è veramente difficile. Bene, allora credo che abbiamo fatto una lunga, proficua, interessante e come al solito, insomma, bellissima chiacchierata che ci aiuta, come dire, a orientarci meglio, comunque, se no, anzi, a disorientarci e poi a riorientarci, a ritrovare la rotta. È tutto utile, va benissimo così. Non so, Elisabetta, vogliamo avviarci alle conclusioni? Quando torni a trovarci, ma soprattutto quando vieni a trovarmi che facciamo una live in presenza dal vivo qua? Te lo dico in Quando diretta. vuoi, io Se mi metto a accanto a te, così puoi bastarmi in Elisabetta la diretta. teniamo sempre a Bologna, lontanissima. Ma noi ci possiamo vedere che siamo quasi conterranei, no, conterranei, quasi No, siamo vicini, conterranei, nel diciamo, senso ecco. vicinissimi, appunto, insomma, 100 km, non è tantissima Sì, la non distanza. tantissimo. Più che Va bene, volentieri. dai, lo Aspetta, quando prendo. vuoi, aspetto il tuo invito. Quindi D'accordo, non dai. posso autoinvitarmi, quindi aspetto No, il tuo no, invito. no, no, lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Sto finendo, anzi, ve lo anticipo, sto finendo le ultime perché poi io le faccio le cose in presenza, però ci sto lavorando per dare le ultime ottimizzazioni. Voi non lo vedete, ma io lo so, io li so quali sono i limiti tecnici, sto finendo di superare gli Componenti ultimi mezzi gli tecnologici. limiti tecnici, tecnologici, dopodiché, quando lo studio è completamente operativo, facciamo questa cosa, dai. Va Ok. bene, va bene. Allora, Elisabetta, dai, andiamo ai saluti finali. Poi quando ci vediamo? Ci vediamo ad aprile. Ah, fino ad aprile dobbiamo aspettare. Finalmente una buona notizia, dico. Ma come? Finalmente una buona. Come dire, ci rasseniamo e rassereniamo col cervello. Cioè, io guarda, io non lo so. Non si può fare una Guarda, cosa sbagliata. se qua, Non mi no, tratta ma male. io sto leggendo la chat, cioè da quando abbiamo cominciato tutti reclamano e pretendono la tua presenza, il tuo sorriso coinvolgente, quindi devo smontare questa Noi tua sono capacità. venuti in live perché c'è Elisabetta, io lo dico, quindi. Non avevo dubbi, non avevo dubbi, non avevo dubbi, non avevo dubbi. Va bene, allora, ricordiamo l'ultima pubblicazione di Francesco Esposito, l'Apocalisse di Gesù, storia di un movimento eversivo e del suo Messia. Da Sì. pochissimo, edito da pochissimo, diciamo, pochi Un giorni. mese. Bene, Sì. un mese, Un mese. benissimo. Quasi, Poi sì. ricordiamo anche, se volete approfondire tutti gli argomenti che ha portato questa sera all'attenzione del nostro amico, lo fate trovando, insomma, i contenuti che pubblica sul suo canale, Francesco Esposito. La prossima volta possiamo fare pure questo per la live, se vuoi possiamo agganciare pure il tuo canale e trasmetterla in diretta anche sul tuo canale. E poi, Giusto. che Elisabetta non si lo ricorda mai, siamo in live anche sul canale di Mai. Elisabetta Barberio. Però, insomma, dai, ci siamo anche qua. Ragazzi, che dire, vi ringrazio sempre per la vostra disponibilità. Grazie Sì, Francesco, grazie Elisabetta. grazie a voi. Quando volete, io sono qui. Grazie. Torneremo a fare ancora ricche chiacchierate. Benissimo, noi ci vediamo domani sera, sempre alle 21, sempre qui sulle Ali del Bruco.
Non ho fatto in tempo, non me lo ricordo se l'ho caricata la copertina. No, non l'ho caricata, ma sono in compagnia di Rossella Aliano e Yuri, e non mi ricordo il cognome, però ve la ricordate, quella macchina strepitosa che avevo costruito, la macchina di Michele. E c'è tra l'altro una sua collega di sperimentazione con queste nuove tecnologie. Domani sera, sempre alle 21, sempre qui sulle Ali del Bruco. Vi abbraccio, buona serata a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.